Uno dei direttori artistici di Aspettando Broadway è il regista e coreografo Marcello Sindici. Ciao Marcello. Ciao Silvia, buongiorno a tutti. Allora, ripercorrere un po' la tua carriera fino a qui è veramente lunga. Quindi ricordo soltanto che tu sei nato come ballerino, poi hai cominciato appunto ad insegnare nell'84 con l'associazione Dea Danza. Da qui, tra l'altro, so che nella tua scuola sono passati tanti professionisti come Maria Zaffino e Mirko Ranù, per arrivare poi appunto a essere coreografo e lavorare anche in televisione. Vuoi dire magari tu due parole giusto per a corollario? Hai già detto tutto ampiamente tu, e poi una volta che è partito questo progetto dell'Associazione Idea Danza, che ormai oggi pensa fra 2 anni compirà 30 anni di attività, Però perché è nato nel 1985, quindi fra 1 anno e mezzo compirà 30 anni. Siamo alle soglie del trentennale e veramente abbiamo fatto tantissimo lavoro con questa associazione. Da lì poi mi ha dato la possibilità, appunto, questa associazione di avere una visibilità tale da poter poi piano piano inserirmi nel mondo professionistico, anche sia televisivo che teatrale. Ho lavorato con Franco Miseria tanti anni, ho affiancato Franco dal 99 al 2004 e adesso diciamo cammino un po' con le mie gambe. Tu sai, adesso ultimamente ho fatto le coreografie di Spring Awakening, quindi insomma Infatti. piano piano. Adesso abbiamo questo Giorgi che bolle in pentola con Claudio, quindi insomma sono tante cose su cui stiamo lavorando. Ecco, E poi c'è ricordiamo. Fornarina, non ce lo dimentichiamo, attenzione che Raffaello e Fornarina torneranno alla ribalta, Ah, tra non sì? Io molto, prima di... mi ricordo della leggenda della Raffaella e la leggenda della Fornarina era nel 2011, giusto? Esatto, brava, brava, e adesso tornerà, è stato in silenzio, in letargo 2 anni, in realtà non è mai stato in letargo perché abbiamo lavorato, perché tu non so se ti ricordi, io te ne parlai nell'intervista, questo progetto di Tornarina è un progetto che vuole rivolgersi al mercato turistico qui a Sì, Roma, ce ne ricordo. principalmente ai turisti che transitano a Roma in vacanza e in pellegrinaggio. E forse ecco, stiamo riuscendo a raggiungere questo obiettivo, sai, la macchina organizzativa è una macchina complessa, forse insomma a breve avrai novità, tu Ecco, sarai qua per prima a benissimo. saperlo ovviamente. Avrò la scusa ancora per venire a Roma, magari a lavorare, perché io adoro Roma, per cui non si sa mai, verrò a seguire. Ci mancherebbe. Verrò a seguirvi. Ecco, invece parliamo anche di Spring Awakening, perché è uno spettacolo, io non l'ho ancora visto perché a Milano non è arrivato, però mi dicono molto bello. Allora, guarda, Spring, ti preannuncio che il prossimo anno arriva sia a Milano che a Roma. A Roma c'è già stato il Sì. bancaggio, ma tornerà perché abbiamo avuto tantissime persone anche a me su Facebook, sui social, che mi hanno chiesto: ma tornerete a Roma? Allora approfitto tramite questa tua intervista per dire che lo do quasi per certo, stiamo lavorando con la produzione perché poi io sto dando una mano su Roma proprio come referente, no? E a Pietro Contorno, che è insomma a capo di tutta la produzione, e ti dico che stiamo lavorando su Roma e torneremo a Roma, ma arriveremo anche a Milano. Deve arrivare a Milano a Spring Eh perché sì. è uno spettacolo che ti buca, che entra nel cuore emozionalmente, veramente forte, forte. Le storie, come è scritto il testo, poi non a caso, insomma, ha avuto il successo che ha avuto a Broadway. Tu sai il percorso che ha fatto Spring? Spring è nato off-Broadway e poi è andato dopo 2 anni on-Broadway e ha vinto nel 2007 8 Tony Awards. Cioè, è stato veramente un'esplosione proprio di successo. Lo so, ho visto. E tra l'altro anche poi ci sarà in futuro Giorgi. Non vogliamo anticipare molto, ma Claudio mi ha detto delle belle notizie recentemente. Stiamo lavorando su Giorgi, stiamo lavorando e anche lì c'è un'idea sotto il profilo produttivo che se riusciamo ad attualizzarla siamo veramente È i vero. pionieri qua in Italia di quest'idea. Quindi guarda, non diciamo niente No, che cara non sia. infatti. Arriviamo invece ad Aspettando Broadway, perché tu sei uno dei direttori artistici e so che stai seguendo anche le coreografie di questo spettacolo che arriverà poi ad aprile, Riunione di Compagnia. Allora, raccontaci un attimo come sei entrato in Aspettando Broadway e che cosa hai fatto fino adesso. Allora, in Aspettando Broadway sono entrato un po', diciamo in maniera casuale, ma
diciamo non nel termine più riduttivo del vocabolo. Ho conosciuto Loretta in occasione di questa Loretta Foresti, che era la promoter, diciamo, l'ideatrice, la creatrice di Aspettando il Broadway, attraverso questo spettacolo che hanno fatto al Teatro San Umberto, che era lo spettacolo di chiusura della scorsa stagione della loro compagnia. E poi, insomma, così parlando ci siamo trovati subito, abbiamo trovato subito una sintonia, e lei sapeva un po' di me, aveva preso un po' di informazioni sul mio curriculum vitae, e quindi a me è incuriosito molto. E poi anche, ti dico la verità, l'idea di lavorare insieme a Vittorio, insieme a Brunella, che insomma molti ormai sapranno che è mia moglie, però a prescindere da questo, insomma, cioè, l'idea di lavorare con lei mi allettava molto, mi attraeva molto. E poi adesso c'è anche l'inserimento di Marco Manca, con la new entry, quindi mi sembra che siamo una squadra veramente, insomma, vincente. Come sta seguendo i ragazzi, quindi? I ragazzi, guarda, è veramente una soddisfazione lavorare con loro, perché hanno, a parte che c'è un'armonia nel gruppo proprio che è rara, te lo dico, è rara nei nostri ambiti di lavoro trovare questa unione di intenti, no? Cioè tutti quanti per arrivare sempre a quell'obiettivo e per arrivare al meglio dell'obiettivo, no? Al massimo del risultato. E fino adesso, ti dico la verità, non ho mai percepito gelosie, sai, anche aspetti di passami il termine, di arrivismo, che sono fisiologici, cioè certo. Nelle nostre situazioni sono fisiologici, perché comunque sono artisti che vanno in scena, si esibiscono, quindi entra in gioco una sorta di protagonismo che è inevitabile, no? Proprio è fisiologico. Devo dire che in questi ragazzi invece questo non c'è, io non lo avverto, c'è soltanto tanta voglia di stare insieme, di lavorare e di costruire insieme un risultato, quindi finché è così, guarda, viva Dio. Chiaro. E invece per il Ore di Compagnia cosa stai preparando? So che curerai le coreografie, come saranno? Sì, allora, riunione di compagnia, come credo abbiano già detto altri che mi hanno preceduto in queste interviste, tu con questa serie di interviste, è nato un po' da un'idea collettiva nostra, però poi l'ha sviluppata tutta, diciamo, Vittorio, il testo l'ha scritto Vittorio Matteucci, sempre su una linea guida che avevamo un pochettino concordato insieme e pensato insieme. Però ecco, poi è giusto, insomma, assegnare ad ognuno dei propri meriti. Vittorio poi ha sviluppato, credo veramente, nei ritagli di tempo nel camerino tra una replica e l'altra di Giulietta Romeo, perché credo l'abbia fatto pure le notti. Comunque ha tirato giù questo testo geniale, perché il testo è veramente divertente, ricco, è di sostanza, insomma. E quindi a quello poi noi stiamo adattando delle musiche tratte da musical, ovviamente. Sono tutti brani editi di musical, ora elencarli sarebbe troppo lungo, e tutti contestualizzati poi di volta in volta alla storia che ha scritto Vittorio. Benissimo, quindi più o meno il genere di coreografia come sarà? Lo stile? Proprio da musical, teatrali da musical, prevalentemente teatrali da musical, cioè aiutami a risponderti, perché la musical tipo Broadway, la musical tipo commedia musicale italiana, alla Garina e Giovannini, no, sono tutti quanti brani tratti più dai classici di Broadway. Benissimo. Broadway e Londra, sì, dai classici di Broadway. Bob Fosse? Come? Bob Fosse? Sì, c'è anche, sicuramente ci sono delle situazioni, sai, Fosse è proprio uno stile, Fosse Chicago, per capirci, chi conosce Chicago è Fosse. Diciamo che la massima espressione di Fosse, una delle massime espressioni di Fosse è in Chicago, se chi ha visto il musical, anche se il film era stato un pochettino secondo me modificato, diciamo, lo stile di Fosse, cioè lo stile di Fosse si legge proprio chiaramente la firma di Fosse, cioè in Chicago teatrale. Infatti. Quindi che avevo la fortuna di vederlo. Quindi siamo appunto nello stile di Broadway. I costumi l'abbiamo detto, la mano della regia sarà Vittorio, affiancato dalla new entry Marco Manca.
Quindi il cast c'è, lo staff c'è, l'appuntamento è il 24 e 25 di aprile, e quindi Riviera. esatto, a San Benedetto del Tronto, giusto? Sì, Alpana Riviera, San Benedetto del Tronto. Vi aspettiamo veramente, contiamo veramente su un'affluenza massiccia, ci contiamo, siamo sicuri che regaleremo veramente 2 ore di spettacolo puro e di divertimento. Assolutamente, ci E saremo. soprattutto di talento, Silvia, guarda, perché al 70 Broadway è zeppa, zeppa, zeppa di artisti talentuosi. E Grazie. quindi il talento riempie sempre il cuore, no? Certo. Bene, l'appuntamento quindi è il 24 e 25 di aprile. Io ringrazio Marcello Sindici e poi ci vedremo ancora per Spring Awakening, che è in tour ancora per l'Italia. Grazie. È Fornarina, Fornarina. È un po' presto, ma spero di avere notizie vostre al più presto, così le comunicheremo. Grazie Silvia, grazie a tutti, Grazie. grazie Ciao, ciao. sempre a te per quanto ti dedichi a noi, grazie. Figurati, ciao.